Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La nostra notizia di apertura questa settimana è la elezione del nuovo ufficio di presidenza dell'Assemblea. Marco Squarta, presidente dell'Assemblea Legislativa, Paola Fioroni e Simona Meloni, vicepresidenti. Ce ne parla in questo servizio David Mariotti Bianchi. Marco Squarta di Fratelli d'Italia è il 19° presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. È stato eletto alla quarta votazione con 13 voti, 7 le schede bianche e una nulla. Subito dopo il discorso di insediamento del neo presidente, sono state elette alla vicepresidenza Paola Fioroni della Lega, che ha ottenuto 13 voti, e Simona Meloni del Partito Democratico, che ne ha avuti 8. Il presidente Marco Squarta, nel suo intervento, dopo aver rivolto un saluto a tutti i cittadini dell'Umbria, ha sottolineato la necessità di costruire insieme l'Umbria del domani, di ritrovare lo slancio, l'ottimismo, la fiducia. Per Squarta serve ripensare l'Umbria per cambiare finalmente marcia ed andare avanti. Il neopresidente inoltre ha rimarcato come in passato le controversie politiche abbiano consumato l'Umbria, mentre alle elezioni del 27 ottobre i cittadini hanno espresso un chiaro desiderio di rinnovamento. L'obiettivo dichiarato dal presidente Squarta è quello di garantire a tutti un futuro di dignità. Paola Fioroni nel suo intervento ha rimarcato come l'Assemblea Legislativa debba avere pari dignità rispetto alla Giunta, rilevando poi la grande condivisione degli obiettivi programmatici da parte di tutte le forze della coalizione vincente. Lo scopo di questa legislatura per Fioroni dovrà essere il rilancio della Regione. Simona Meloni nel suo intervento ha puntato sulla necessità di dedicare il massimo impegno nei confronti delle nuove generazioni per ritrovare la fiducia nella politica e nelle istituzioni. Meloni ha poi auspicato un palazzo aperto, capace di accogliere le istanze di tutti i territori per riavvicinare i cittadini alle istituzioni. La prima intervista del neo presidente dell'Assemblea Legislativa ai nostri microfoni con il capo ufficio stampa Tiziano Bertini. Presidente, nel suo discorso di insediamento, partendo dalla crisi economica e sociale dell'Umbria, fa un forte richiamo alla responsabilità della politica. Qui corre l'obbligo, cito le sue parole, di saper individuare le giuste strategie, orientare la rotta e finalmente rialzare la testa. Rispetto a ciò, quale ruolo pensa debba svolgere l'Assemblea Legislativa? Innanzitutto, salve. Sì, io sono parole che sentivo particolarmente perché io ritengo che l'Assemblea Legislativa in questi ultimi anni ha perso un po' la sua centralità. L'Assemblea Legislativa è il ruolo dove vengono fatte le leggi di competenza regionale. Purtroppo negli ultimi anni il ruolo dell'Assemblea Legislativa è stato molto svilito, per cui molti anche degli atti, soprattutto le mozioni, insomma gli atti di indirizzo, non è che nel passato sono stati poi così attuati da parte delle precedenti giunte. Quindi credo che l'Assemblea Legislativa si deve riappropriare del suo ruolo, perché qui ci sono le persone che sono state elette dai cittadini e quindi è giusto che esercitino la loro potestà innanzitutto legislativa. E credo che quello che ci aspetta oggi è un compito molto importante. Abbiamo un nuovo Consiglio regionale con una nuova maggioranza dopo 50 anni. Quindi queste elezioni hanno veramente rappresentato una storia, un cambiamento importante. E io vorrei che ci fosse la responsabilità da parte della maggioranza, e sono sicuro che ci sarà, di coinvolgere anche l'opposizione per quanto riguarda tutte quelle leggi e tutte quelle proposte che al di là delle appartenenze politiche possano essere utili e soprattutto benefiche nei confronti dei cittadini. Io non rinnego, come ho detto nel mio intervento, io sono un uomo di destra, vengo da Alleanza Nazionale, sono stato eletto in Fratelli d'Italia, però oggi svolgo un ruolo istituzionale. Garantirò tutte le forze politiche ovviamente in maniera equa e rappresenterò tutti. E quello che io chiederò alla maggioranza e all'opposizione di evitare la faziosità, evitare dei conflitti, ci sta il dibattito politico, però non dobbiamo sempre tenere presente in primis il bene degli Umbri. Io credo questo è quello che io cercherò di fare come presidente, evitare i conflitti ma andare verso
il bene degli umbri. Nella passata legislatura, che è stata una legislatura, io ero consigliere, dove di conflitti ce ne sono stati tanti, però ci sono stati anche degli episodi in cui sono state approvate delle leggi da quasi tutte le forze politiche che secondo me sono rivolte, avevano un importante impatto per i cittadini. Una su tutte era quella sullo spreco alimentare. Bene. Tra le parole chiave del suo discorso di insediamento, nuova dignità della politica, partecipazione, cittadinanza attiva, giovani. Come tradurre queste parole chiave in atti concreti? Io credo che un altro aspetto che dovrà fare questa assemblea legislativa, purtroppo i consigli regionali come i parlamenti fanno sì che spesse volte, non tutti, però chi ci sta dentro non si rende conto che in realtà qui è come se fosse una bolla, no? Per cui viviamo in un mondo che è diverso da quello reale, perché la vita reale è diversa da questo palazzo. Mi piacerebbe che questa assemblea legislativa si aprisse molto all'associazionismo, pensiamo alle associazioni di disabili che più in difficoltà, ma anche giovanili, quelli degli anziani, per capire i problemi, recepirli e portarli in assemblea. Nella passata legislatura ci sono stati momenti di confronto, ne vorrei fare di più, perché se noi ci confrontassimo con l'associazionismo, con la gente normale, con la gente, con il popolo, secondo me capiremmo che la realtà per le strade è molto diversa da quella che viviamo in questi palazzi. Quindi io anche qui cercherò di aprire le porte di questo palazzo ai cittadini, alle associazioni, ecco perché la partecipazione, ecco perché la condivisione anche, no? Di alcune proposte di legge, recepire i suggerimenti. Vorrei che queste stanze fossero più aperte e meno porte chiuse possibili. Io cercherò di farlo e mi ci impegnerò con tutto me stesso. Un'ultima domanda. Si avvia una nuova stagione politica, si avvicinano anche le feste natalizie. Quale augurio si sente di fare agli Umbri? L'Umbria purtroppo in questi ultimi anni ha avuto tanti problemi. Sicuramente penso al terremoto, che forse è uno dei principali problemi ancora irrisolti, quindi il mio pensiero va ai terremotati, a tutte le persone di quelle zone ancora in difficoltà e a cui la politica regionale e nazionale ad oggi non ha dato molte risposte. Quindi il mio augurio innanzitutto è che tutta la politica, in primis quella regionale, cominci a dare risposte per il 2020 a tutti quegli Umbri che sono in difficoltà. Cioè le fasce più deboli, terremotati, giovani senza lavoro, anziani, disabili, cioè la prima risposta alla politica la deve dare a chi è veramente in difficoltà. E poi anche a chi è in difficoltà dal punto di vista economico, pensiamo alle imprese, a tutte le partite IVA, tutti coloro diciamo che con grandi difficoltà stanno vivendo questo difficile momento economico che vive anche la nostra regione. Quindi il mio augurio è che la politica innanzitutto possa fare un grande passo in avanti e poi che tutte le persone possano nel 2020 realizzare tutti i sogni che hanno nel cassetto e tutti gli obiettivi che si sono prefissati, perché poi credo sia anche la cosa più importante. Quindi il mio augurio di buone feste, di buon anno 2020 è rivolto soprattutto, permettetemelo come primo insediamento, nei confronti di chi è più in difficoltà, di chi purtroppo è indietro rispetto a tutti gli altri della nostra regione. Grazie Presidente e buon lavoro. Prego, grazie. I presidenti dell'Assemblea legislativa dal 1970 ad oggi sono stati 19. Nomi e curiosità nel servizio di Alberto Scattolini. Marco Squarta è il 19° presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Nato a Perugia nel 1979, è avvocato e dipendente di una società di servizi. Nella scorsa legislatura è stato capogruppo di Fratelli d'Italia e portavoce del centrodestra. È stato anche presidente del Comitato di Valutazione e Controllo e vicepresidente della Commissione per le Riforme Statutarie. Prima di lui, i presidenti dell'Aula sono stati Fabio Fiorelli, del Partito Socialista, dal 1970 al 1977, Settimio Gambuli, del Partito Comunista, 1977-1978, Massimo Arcamone, Partito Repubblicano, 1978-1979, Roberto Abbondanza, Sinistra Indipendente, 1979-1980, Enzo Paolo Tiberi, Partito Repubblicano, 1980-1985, Giampaolo Bartolini, Partito Comunista, 1985,
Velio Lorenzini, Partito Socialista, 1985-1990. Sanio Panfili, Partito Comunista, 1990-1991. Claudio Spinelli, Partito Repubblicano, 1991-1992. Mariano Borgognoni, Partito Democratico di Sinistra, 1992-1993. Giampaolo Bartolini, Partito della Rifondazione Comunista, 1993. Luciano Neri, Verdi La Rete, 1993-1995. Giampiero Bocci, Partito Popolare, 1995-1997. Carlo Livi Antoni, Partito Popolare, 1997-2000. Giorgio Bonaduce, Comunisti Italiani e Rifondazione Comunista, 2000. Carlo Livi Antoni, Partito Popolare, 2000-2004. Mauro Tippolotti, Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Europea, la Sinistra per l'Umbria, 2004-2005 e 2005-2009. Fabrizio Bracco, Partito Democratico, 2009-2010. Eros Brega, Partito Democratico, 2010-2015. Donatella Porzi, del Partito Democratico, dal 2015 al 2019. Dal 3 dicembre 2019, Marco Squarta, Fratelli d'Italia. La permanenza ininterrotta più lunga alla presidenza di Palazzo Cesaroni è stata quella di Fabio Fiorelli, 7 anni, i primi della regione. Seguirono, per durata, le presidenze Livi Antoni, 7 anni in 2 legislature, Tiberi, 5 anni nella 3ª legislatura, Eros Brega, 5 anni nella 9ª legislatura, Velio Lorenzini, che diresse l'Assemblea dall'85 al 90, Tippolotti, 5 anni in 2 legislature, Donatella Porzi, 4 anni e 4 mesi, dal 2015 al 2019 per la chiusura anticipata della 10ª legislatura. Più complessi gli anni dal 90 al 95, quando si avvicendarono 5 presidenti, Panfili, Spinelli, Borgognoni, Bartolini e Neri. E ora andiamo a conoscere i nuovi capigruppo delle forze politiche presenti a Palazzo Cesaroni in una rapida carrellata di interviste. Propositi della Lega per questi 5 anni, innanzitutto è fare bene, stare vicino agli Umbri e riportare i giusti equilibri in questa regione, dare dignità a tutti, perché è un obbligo della politica e quindi ci siamo ripromessi di farlo qui in amministrazione, non solo promesso in campagna elettorale, ma vediamo di mantenere ciò che abbiamo detto. Questa sarà una legislatura di grandi cambiamenti a cui noi vogliamo contribuire. La nostra sarà un'opposizione costruttiva, quindi aiuteremo nelle norme, nelle proposte, nei progetti per l'Umbria e per le nostre comunità. Però sarà anche un'opposizione ferma sugli ideali e sui valori. Noi da quelli non faremo un passo indietro, per cui ci auguriamo di poter lavorare al meglio sapendo che in noi troveranno una sponda per i progetti buoni per l'Umbria, ma uno scoglio rispetto a indietreggiare sui valori. Ha preso ufficialmente il via l'11ª legislatura con una novità straordinaria, il centrodestra per la prima volta al governo della regione dell'Umbria. Tanti i temi caldi da affrontare immediatamente con la Presidente Tesè e con la nuova Giunta. Mi viene in mente in primis il discorso legato alla sanità, ai trasporti, alle infrastrutture, al riequilibrio territoriale. Tanti temi da affrontare immediatamente per segnare un cambio di passo e restituire alla nostra bellissima regione la dignità che merita. Inizia questa legislatura, un momento importante di lavoro e il mio impegno sarà ogni giorno nel cercare di portare la politica del palazzo sui territori, di portarla in mezzo alla gente, rigirare la piramide e dalle persone, dai bisogni sul territorio, dalle aspirazioni, dalle difficoltà dei vari comuni di questa regione che deve partire una nuova programmazione regionale. Sono promotore, già l'ho detto ieri nel mio primo intervento, di una legge di democrazia partecipativa che questa regione dovrà adottare e su questa costruire una visione di futuro a 20 anni. Così si cambia l'Umbria, così si rincorre il futuro, così i giovani e gli anziani potranno avere una regione all'altezza delle loro aspettative.
Sì, oggi parte ufficialmente con il completamento dell'elezione degli organi, quindi il Presidente dell'Assemblea Legislativa e i due Vicepresidenti. Beh, credo che sia stata una bella giornata perché gli interventi fatti subito dopo l'elezione da parte di queste tre figure fondamentali hanno avuto un minimo comune denominatore, quello di trasmettere un grande invito alla responsabilità, alla collaborazione, a un lavoro fattivo da parte dell'Assemblea nella consapevolezza di quelli che sono gli impegni gravosi che questa legislatura dovrà assolvere nell'interesse di uno sviluppo solido e di un rilancio della nostra regione. Quindi credo che ci siano tutti i presupposti per poter fare di questa 11ª legislatura davvero una pagina importante e qualificante per la vita della comunità regionale. Intendo portare avanti il lavoro svolto dai miei predecessori, Maria Grazia Carbonari e Andrea Liberati, facendo un'opposizione propositiva ma fermamente intransigente su quello che è il rigore morale e la legalità. Quindi porteremo avanti sicuramente una visione della regione basata su quelli che sono anche i punti programmatici, la sostenibilità, lo sviluppo economico e la creazione di nuovi posti di lavoro e l'inclusione, e quindi riuscire a ricucire il tessuto sociale di una regione che oggettivamente vede sempre più divergenze fra cittadini di serie A e cittadini non di serie B, ma cittadini di serie Z. Dobbiamo dare pari dignità a tutti i territori e riuscire a mettere al centro ogni singola comunità della regione. Sì, sicuramente diciamo, il nostro intento è quello che affinché la Giunta e l'Assemblea Legislativa possano quindi collaborare, lavorare insieme per portare avanti e quindi per raggiungere quei risultati, per fare delle scelte importanti per la nostra regione che per tanto tempo sono state rinviate e inattuate. Dobbiamo far sì che l'Umbria possa tornare, la politica deve creare quelle condizioni necessarie affinché possa tornare una terra, un territorio attrattivo per le tante imprese e per garantire quindi ai nostri giovani un futuro in Umbria e non guardare così, diciamo, quasi passivamente queste nostre eccellenze di giovani, anche laureati, professionalmente competenti che invece devono cercare lavoro fuori dalla nostra regione. E non ce lo possiamo più permettere, dobbiamo far sì che l'Umbria torni ad essere quindi attrattiva e centrale proprio a carattere nazionale. Cominciamo questo cammino impervio ma decisamente motivante. Noi ce la metteremo tutta per costruire una opposizione ferma sui valori, ferma sull'identità e su ciò che in questa nostra terra è stato costruito in questi anni in maniera importante, che va preservato, consapevoli però che dobbiamo costruire una profonda azione riformatrice e su tutti i progetti contenuti su cui ci troveremo faremo un'opposizione costruttiva negli interessi e soprattutto orientati ai bisogni dell'Umbria. Abbiamo da costruire un percorso importante in cui impegnarci a uscire dal palazzo e portare il palazzo fra la gente. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa, va in onda su tutte le emittenti locali della regione, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.